Oggi siamo il 6 di Tishrei, oggi è anche l'anniversario della dipartita della mamma del Rebbe, la Rebbe Tzinchana. Il Rebbe ha parlato molto di come sua mamma ha avuto Messirut Nefesh, proprio una dedizione dell'anima per suo marito, Rabbi Levi Yitzchak, e per aiutarlo a scrivere innovazioni di Torah mentre lui era in esilio, e anche come salvaguardare questi testi sacri, che nel comunismo era un grave reato possederli, e tirarli fuori dalla Russia, fino a che più tardi sono stati stampati. E Rebbe dice: il fatto che noi possiamo studiare queste cose oggi è tutto grazie a lei. Un po' di background storico: praticamente Rabbi Levi Yitzchak, sotto, era rabbino capo della città di Yekaterinoslav nel periodo del regime comunista, e chiaramente qualsiasi rabbino religioso doveva essere totalmente sottomesso a loro, a fare quel che loro dicevano, se no si faceva una brutta fine. Però Rabbi Levi Yitzchak non si è piegato, non si è sottomesso, è rimasto fedele alla Torah e con grandissimo coraggio li ha tenuto a testa alta e veramente ha fatto tutto quello che poteva fare per l'ebraismo. A un certo punto hanno deciso di metterlo in prigione e poi l'hanno esiliato in un posto remoto, un posto pieno di gente così incivili, pieno di malaria, paludi, zanzare, e c'era lì proprio gente che era molto difficile convivere con loro. E sua moglie, la Rebbe Tzinchana, è andata lì in questo posto in esilio lontanissimo e gli ha portato lì da mangiare, gli ha portato i suoi libri. Lui, una cosa che aveva bisogno tanto è carta e penna per scrivere le sue innovazioni di Torah. Però lì era impossibile acquistare carta e penna, non c'era niente. E allora cosa ha fatto la Rebbe Tzinchana? È andata nei campi, ha raccolto delle erbe e ha prodotto dell'inchiostro con queste erbe. E poi raccoglieva per strada così pezzi di carta che c'erano, magari qualche cosa, qualche pezzettino di carta che già raccoglieva. E suo marito, Rabbi Levi Yitzchak, ha usato l'inchiostro che lei produceva con un pennino così, e ha scritto le sue innovazioni sui bordi dei libri, delle pagine dei libri che lui possedeva, e su quei pezzettini di carta che ha trovato sua moglie. Se noi guardiamo questi manoscritti che ci sono ancora oggi, vediamo che l'inchiostro ha diversi colori, perché chiaramente, sai, una volta ha trovato le erbe per fare l'inchiostro rosso, altre volte c'è l'inchiostro verde e così via. E poi la Rebbe Tzinchana, dopo che suo marito è mancato, perché il marito non ha resistito molto in quel posto di esilio, c'erano molte malattie, zanzare, condizioni pessime, un caldo terribile di giorno, di notte un freddo, insomma. E dopo che è mancato suo marito, lei ha tenuto nascosti questi manoscritti in diverse maniere, e solo essere la moglie del rabbino già ti pregiudicava. In più il fatto che lei c'ha il cognome Schneerson, quello era già un crimine. Però nonostante ciò lei ha fatto di tutto per salvaguardare questi manoscritti e eventualmente è riuscita a portarli fuori dalla Russia e portarli negli Stati Uniti, dove sono stati stampati e fino ad oggi li studiamo. Dunque vediamo che la Rebbe Tzinchana era una donna molto audace, con molta misur nefesh e dedizione per la Torah, per Dio e anche per suo marito. Il Rebbe ha anche parlato come il nome Chana è acronimo delle tre mitzvot principali di cui le donne sono responsabili. E si dice che le donne hanno meno mitzvot, in realtà è vero che le donne non sono obbligate a tutti i comandamenti, però
le mitzvot che Dio ha affidato in mano alle donne sono le mitzvot più importanti, più basilari. Queste mitzvot Dio le ha affidate proprio in mano alle donne. E queste sono tre mitzvot indicate nella parola Chana. La Chet di Chala rappresenta la Chala, vuol dire il cibo kasher, e la kashrut, che questa è la cosa in mano alle donne, se la cucina è kasher o no. Dipende prevalentemente dalla donna, diciamo. Poi c'è la Nun di Nida, che rappresenta la purità familiare. Questa è la continuità del popolo ebraico, proprio dipende dalla purità familiare. E poi c'è la Hei, che rappresenta la Hadlakat Aner, l'accensione della candela di Shabbat, che significa l'osservanza di Shabbat. Per cui se in una casa c'è l'atmosfera di Shabbat o meno, anche questo dipende dalla donna. Se c'è la purità familiare, dipende dalla donna. Se c'è la kashrut, anche in mano alle donne prevalentemente. E queste tre cose che sono essenziali per la continuità del popolo ebraico, Dio ha affidato alle donne e sono indicate proprio nel nome della Reb Tzimchana. Qui oggi, il 6 di Tishrei, è giusto rafforzarsi in queste tre cose e veramente dedicarci a Dio con più forza, più slancio, prendendo esempio dal suo comportamento. Shalom a tutti.